Siamo qui anche questa mattina e siamo qui appunto alle 8.09 di oggi, lunedì 18 novembre, con delle ospiti, graditissime ospiti che sono in collegamento con noi. Sono tre che sanno il fatto proprio, come si dice in questi casi. Diamo il benvenuto ad Anna Suni, Alessandra Barbero e Tiziana Prina. Buongiorno a tutte. Buongiorno. Buongiorno. Allora, si parla di libri. Abbiamo tre editrici in collegamento con noi. Le Plurali Editrici, le Pluralitrici, Otto Edizioni e Edizioni Le Assassine. Ma perché ne abbiamo ben tre? E vi dico solo che non sono tutte, perché potremmo averne avute, no, potevamo averne nove in realtà, no? Perché chi è che mi vuole raccontare cos'è Resistenze? Dica, Vado io dite, allora. non siate timide. Allora, Resistenze è una rete di micro editrici, e siamo appunto nove case editrici, un po' su tutto il territorio, alcune a Milano, e altre a Roma, anche nelle Marche, e Padova, insomma, sparse per lo stivale. E ci siamo messe in rete per aumentare la visibilità, per imparare e crescere insieme. Editoria è un campo piuttosto complicato, anche difficile, soprattutto per una piccola realtà. Le nostre case editrici singole sono fatte anche di una sola persona, due persone, tre o massimo quattro, credo. E allora non è semplice, diciamo, restare in piedi contro soprattutto i colossi del mercato che hanno una bella fetta, diciamo, del mercato. E quindi abbiamo deciso di metterci in rete facendo delle riunioni, buttando giù delle idee e abbiamo creato un festival diffuso che è partito a inizio settembre di quest'anno e dura 3 mesi la prima puntata. Abbiamo identificato un tema che questa volta è identità e ognuno di noi, delle nove editrici, ha proposto un testo che ha a che fare con questo tema identità e abbiamo creato appunto tutto un calendario di eventi per 3 mesi che consiste di presentazioni più generiche. Siamo state al Tempo delle Donne, siamo stati a Pisa Book Festival, a Flush di Bologna che è una fiera di editoria femminista, andremo a Più Libri e Più Liberi a Roma, insomma tanti contesti anche importanti dove siamo a raccontare il progetto. Piuttosto che non abbiamo fatto delle presentazioni doppie, per cui parlando di due libri alla volta, perché abbiamo coinvolto 25 librerie su tutto il territorio e quindi in questi luoghi di cultura andiamo a raccontare sia il progetto che i nostri libri. Ecco, alcune delle vostre case editrici sono anche case editrici, diciamo, di settore, no? Nel senso che avete dei settori specifici. In questo caso, ad esempio, io conosco molto bene Tiziana Prina con l'edizione Le Assassine. Voi, no, il giallo al femminile, no? Io prima dicevo, prima nella parte prima dicevo, adesso avremo tre donne. Molti di voi diranno il colore rosa. No, ad esempio, a me viene in mente il colore giallo quando sento parlare, no? Di Tiziana. Le altre case editrici, anche loro hanno delle specificità. Come funziona? Tiziana, prego, se vuoi anche tu, Ah, oppure. vabbè, io devo sempre a Helen Versetti il famoso motto Assassine di pregiudizi, perché non è il famoso giallo semplice, ma è una valorizzazione della scrittura al femminile, raccontando diciamo, di modi di vivere e di pensare un po' diverso dal nostro nella collana Oltre Confine, per cui tutti i nostri libri vengono, diciamo, da paesi che non sono nel mainstream. E poi c'è la famosa collana del passato di editrici, scusa, di scrittrici mai tradotte in precedenza. Questa è la mia specificità e il bello di questo, diciamo, di questa rete è che ognuno conserva, diciamo, la propria scelta, il proprio focus editoriale, pur cercando di essere in rete. Quindi questa è la mia Chiaro, specificità, chiaro. poi lascio alle altre Alessandra, infatti, raccontare la propria. Alessandra Barbero di Otto Edizioni, invece, che cosa ci puoi raccontare su Otto Edizioni e anche tu, che cosa porti all'interno di questo Resistenze? Sì, allora noi come Otto Edizioni siamo più focalizzate sulla narrativa anglofona e poi sulle riscoperte italiane e adesso anche sulla narrativa italiana contemporanea. La nostra specificità
Al di là della linea editoriale, che appunto noi siamo quattro donne che hanno deciso di mettere su questa casa editrice e abbiamo comunque, pur non essendo così posizionate come altre case editrici che hanno aderito al progetto Resistenze, però abbiamo una sensibilità particolare per i temi che sono, femminili, femministi, cioè che sono specifici un po' del genere. Quindi ci inseriamo in questo contesto. Quello che è importante, appunto, come sottolineavano le mie colleghe, è che ognuna di noi mantiene le proprie caratteristiche e il libro che ha scelto per questa prima puntata, il tema dell'identità, è proprio un'espressione della propria, anche del identità della casa editrice. E quello che noi riteniamo che sia interessante è il fatto di poter offrire al lettore che entra in una libreria che ha il nostro corner Resistenze, di poter vedere come questo stesso tema viene proprio declinato in maniera completamente diversa, ma diversa non soltanto per quanto riguarda le modalità, ma anche tra la saggistica, la narrativa, ci sono dei testi che sono più specificatamente rivolti a un pubblico più giovane. Quindi la nostra idea era proprio quella di dare la possibilità ad ognuno di ritrovarsi in questo tema. Chiaro, chiaro. Chiaro, Alessandra, La ti prossima. chiedo un attimo anche ad Anna invece quali sono le caratteristiche, le specificità appunto delle plurali editrici. Tu hai spiegato benissimo il progetto Resistenza, ma appunto invece le plurali editrici che cosa portano all'interno di questo bellissimo progetto? E noi invece siamo una casa editrice dichiaratamente femminista, sempre indipendente, e pubblichiamo saggistica e narrativa di autrici donne o persone che vivono delle identità marginalizzate. Quindi queste abbiamo quattro collane e vogliamo alimentare il dibattito femminista parlando delle varie forme di discriminazioni. E poi abbiamo anche narrativa, ovviamente abbiamo una collana con recupero dei testi del passato. Quindi l'idea di dare possibilità e voce alle variegate storie delle donne. Beh, insomma, abbiamo capito che sono variegate, appunto, hai detto tutta la parola giusta, sia le storie delle donne che raccontate voi con le plurali, sia l'offerta che c'è all'interno, appunto, di Resistenze. Importante anche capire cos'è questo, importantissimo in questo caso, bisogno di sorellanza proprio tra voi editrici, e ne parliamo fra pochissimo, subito dopo la prossima canzone. Adesso diamo, insomma, lei è altro che femminismo, parliamo di Lizzo, quindi Lizzo, About That Time, alle 8 e 17 minuti, qui su Crystal Radio. Lizzo, About Damn Time, alle 8 e 20 minuti qui su Crystal Radio. Good morning Milano, 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp. E siamo in collegamento con Tiziana Prina, Alessandra Barbero e Anna Suni, le 3 delle 9. Adesso sentiremo bene chi sono anche le altre case editrici che fanno parte di Resistenze, che non è appunto solo sorellanza, non è solo case editrici che si mettono insieme, è tanto tanto altro, ma insomma è importante mettersi insieme. Perché è importante mettersi insieme? Chi me lo vuole dire? Per avere, direi, per avere una certa visibilità, perché come sai, il mondo editoriale è un mondo assolutamente difficile, soprattutto per le piccole case editrici, e quindi non è solo una questione culturale che vorremmo sottolineare, ma è proprio anche una questione, diciamo, economica, pratica. Vorremmo anche mettere l'accento sul fatto che siamo di portare avanti questo progetto e quindi, come diceva Anna prima, cerchiamo anche di instaurare le buone pratiche, cioè cercare di trovare, come dire, quegli spazi che rendono economicamente sostenibile questa iniziativa, ecco. Chi sono le altre compagne di viaggio? Chi sono le altre compagne di resistenza? Allora, c'è Astarte di Pisa, Asterisco che sta a Milano ma anche a Roma, Le Capovolte di Alessandria, Le Comari di Roma
Orso Melero Edizioni di Padova, e poi 7-9 di Cagli, che è Nelle Marche. Nelle Nelle ovunque, cioè Marche. veramente siete arrivate ovunque. Alessandra, una cosa che mi stavo pensando adesso mentre ascoltavo la lista, però, no? Se fossimo quattro, se fossimo anche solo quattro, pensa nove, editori uomini, forse non saremmo qua a parlare di fratellanza o di unione. Vabbè, sì, l'hanno fatto, ok, va bene, voglio vedere di più. Com'è che fa ancora notizia invece l'idea che delle donne si devono mettere insieme per fare qualcosa di buono? Com'è questa cosa? Ovviamente provocatoria, ma credo che sia così. Cioè, se due cantanti si mettono insieme, due cantanti uomini si mettono insieme e fanno una canzone, è un featuring. Se lo fanno due donne, è una notizia. Perché? Perché questa cosa rientra nel fatto che diceva anche Tiziana della scarsa visibilità, che comunque viene un po' riservata ancora al mondo femminile, soprattutto quando è un mondo che fa anche impresa, che fa anche, cioè che si mette insieme, cioè, al di là del noi appunto siamo anche delle attrici. E questa cosa è ancora abbastanza sottovalutata e fa poca notizia, o fa molta notizia, ma come cosa un po' fuori dagli schemi, un Sì, po' quasi di colore verrebbe da dire a volte, infatti, che insomma invece fate cultura, noi stiamo parlando di cultura e imprenditoria in questo momento, quindi. esatto, o un'eccezione, mentre cioè, non dovrebbe stupire il fatto che appunto delle persone che o comunque che Chiaro. lavorano nello stesso ambito si mettono insieme per fare Ok. un'operazione di questo genere. Perfetto, Ancora lo Alessandra, fanno. ti sentiamo male, Alessandra, quindi magari se riesci un attimino a controllare la connessione, intanto passo ad Anna. Parlavo appunto che non bisognerebbe stupirsi di fronte a qualcosa del genere, però sono quasi sicuro che voi in realtà ci stupirete. Come Anna, come ci stupirete? Ma forse la forza di questo progetto è proprio l'idea un po' innovativa di non vedere le altre piccole realtà che operano sullo stesso mercato come concorrenti o nemiche, bensì come alleate e come appunto sorelle. Magari può anche sembrare una cosa un po' un gioco di parole molto leggera, questa idea di sorellanza, ma in realtà vedere le altre realtà simili, ma comunque con un progetto specifico, come diceva Tiziana prima, cioè ognuno di noi si occupa di un certo tipo di letteratura e non necessariamente siamo in concorrenza, ognuno pubblica un certo tipo di libri e quindi piuttosto che pensare allora devo fare le cose nascoste dalle altre, piuttosto che e lo facciamo proprio chiaramente, dichiaratamente insieme. Un esempio proprio palese, tangente, è il fatto che quando andiamo alle piccole fiere dove è permesso di portare anche libri delle altre case editrici, per esempio Capovolte è andato a Scomode, a Modena a settembre e ha portato con sé i libri di tutte e nove le case editrici, vendendole senza prendere profitto per se stessa. E lo stesso abbiamo fatto a vicenda durante quest'autunno, tutte quante. Noi avevamo i libri di Tiziana, per esempio, a un'altra fiera, piuttosto che. Quindi, questo è un esempio proprio di dare una mano, piuttosto che non condividere tante buone pratiche, come diceva sempre Tiziana. Abbiamo un Drive, Google Drive condiviso insieme, dove segnaliamo. Non lo so, commercialiste brave, stamperie con buoni prezzi, piuttosto che, non lo so, spedizioni favorevoli, eccetera. E quindi è proprio la voglia e la volontà di cercare di aiutarci e fare meglio insieme. E allora come funziona e come quanto vi potete aiutare lo capiremo subito dopo la prossima canzone quando parleremo ancora meglio di resistenze. Poi volevo capire bene questa cosa del totem che avete, non genere, avete i vostri libri, no? Molto probabilmente in alcuni espositori. Quindi adesso questa cosa qui me la spiegate bene. Ma prima ci ascoltiamo Damiano David con Silver Lines e poi torniamo qui. Anzi, c'è una piccola pausa pubblicitaria, ma poi siamo qua. È sempre in diretta su Crystal Radio. Good morning, Milano.
Lazza con Male da vendere alle 8:34 minuti. Invece qua non vendiamo male, anzi vendiamo cose interessanti, ma non lo vendo io, anzi le vendono loro, io non c'entro assolutamente niente. Parliamo dei libri delle 9 case editrici, di cui 3 sono collegate con noi, del progetto Resistenza. Ma appunto entriamo un po' nel concreto, anche più ancora, cerchiamo di spiegarlo ancora meglio. Come posso trovare i frutti di questa vostra resistenza, appunto? Dove li trovo questi prolifici frutti di questa vostra collaborazione? Provo a rispondere, vediamo se l'audio. Dimmi Alessandra, no, prego, prego Alessandra, dimmi. Alle mie colleghe. Allora, noi abbiamo, quando abbiamo deciso di organizzare questo festival, abbiamo mandato una mail a moltissime l'altro sento ancora male. Tiziana, chiedo anche a te di chiudere il microfono, che sento un aspirapolvere o qualcosa, non so cosa sia, che si sente sotto. No, non c'è nessun aspirapolvere, ma sentivo dei rumori particolari. Prova Alessandra, vediamo. Quindi abbiamo mandato questa mail a molte librerie e hanno aderito a questo progetto 25, che secondo noi, come primo tentativo, è un ottimo risultato. Beh, è proprio di sì. 25 librerie sparse in tutta Italia. Abbiamo diverse librerie a Roma, a Torino, a Milano, a Monza, a Bologna, a Padova, insomma, davvero in tante città. Cosa proponevamo a queste, cosa abbiamo proposto a queste librerie? Abbiamo creato un kit, diciamo un kit resistenze, con del materiale informativo, dei gadget, quindi ci sono dei segnalibri, ci sono dei volantini, delle locandine per le presentazioni, delle spillette, degli adesivi, e che le librerie hanno ricevuto insieme ai libri che hanno ordinato, quindi ai 9 libri. L'unica condizione che noi abbiamo posto alle librerie, quindi non c'era un acquisto di un numero fisso di libri, quindi erano assolutamente libere. L'unica cosa che dovevano adottare tutti e 9 i testi, quindi okay. Perché proprio nel discorso di quello che si diceva, l'importante è che ci fossero tutte le case editrici rappresentate. Quindi quanti ne vuoi, ma almeno quei 9 ci devono, cioè, almeno uno di ognuno ci deve essere, giustamente. Non una copia, ma comunque deve esserci. E quindi le librerie poi hanno di solito hanno approntato un corner con i 9 testi e con tutto il materiale che potesse spiegare un po' meglio nel dettaglio che cos'era questo progetto. Ecco adesso questa è, diciamo, la prima fase, no, diciamo, di questo progetto. Come andrà avanti? Quali sono i prossimi step? Ricordiamolo bene. Arriveranno poi altri libri? Come funziona, appunto? Cioè, quali saranno altri titoli? No? Come funziona? Ditemi un po', chi me lo vuole raccontare? E allora, la prima puntata appunto finisce adesso a fine novembre, che aveva il tema identità. Dopodiché abbiamo individuato un secondo tema, che è margini, e partirà dal 1° di marzo 2025 e andrà sempre per 3 mesi fino a fine maggio. E, diciamo, faremo il lancio della seconda puntata dentro il palinsesto della Fiera Femminista qui a Roma, che è Feminism, e che sarà già alla sua 8ª/9ª edizione, forse, ora non mi ricordo precisamente, e quindi faremo, diciamo, una presentazione un po' generica del tema e sempre dei libri che abbiamo individuato. Quindi ogni casa editrice andrà anche stavolta ad individuare un testo, come diceva Alessandra, può essere saggistica, può essere narrativa, poiché Oso Melero e 7-9 sono case editrici per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, di solito propongono albi illustrati, e quindi c'è anche una bella varietà a livello di testi, però devo dire che è stato molto bello farli dialogare, diciamo, tra di loro nelle presentazioni che abbiamo fatto. Ci sono stati gruppi di lettura, diciamo che insieme alle librerie siamo riusciti a creare delle bellissime occasioni di fare cultura, appunto. Librerie, scusa Anna, che mi dicevi sono sparse praticamente su tutto lo stivale, giusto? Date dal nord ma a sud, diciamo maggiormente da Roma in su, per okay. Cui come elencava Alessandra ci sono le grandi città, quindi Milano, Roma, Bologna, Firenze, Torino,
Però c'è anche Kles, per esempio, c'è Civitanova Marche, insomma qualche Vabbè. piccola realtà, sono tutte piccole librerie, proprio per la loro misura, diciamo, ristretta, non abbiamo preso un totem, non abbiamo voluto, Chiaro, chiaro, diciamo, chiaro. imporre delle cose anche difficili da realizzare, perché per una piccola libreria, noi, ognuno di noi ha una distribuzione diversa, anche dei contovendita dirette, abbiamo collaborato con un distributore, un magazzino centrale, che è CPC, insomma, però sono sempre azioni comunque difficoltose, quindi abbiamo voluto Anche lasciare. perché non so se prima ero distratto dalla sveglia presto, insomma lunedì mattina è presto anche per me a volte, ma mi è sembrato di sentire qualcuno che dicesse indipendenti mentre parlava di se stessi, no? Chi è che mi vuole raccontare bene che cosa significa essere indipendenti? Mi verrebbe da dire nel bene e nel male anche però, ma soprattutto parliamo di positività in questo caso. Direi che indipendenti ha molti aspetti positivi, che è quello nella scelta libera dei testi, senza farsi troppo condizionare dalle logiche di mercato. E questo da una parte può anche essere, diciamo, penalizzante, perché se tu pubblichi la qualsiasi, però di un personaggio che ha visibilità, anche magari poco da dire, ma come tu sai, la visibilità oggi, l'immagine è tutto, a parte il fatto che quelli vengono, diciamo, subito catturati dalle grandi case editrici, per cui ne abbiamo viste tanti di pseudo-influencer che tappezzano tutte le pareti di una vetrina di una libreria centrale, ma non è quello che intendiamo fare. Indipendenti vuol dire avere dei contenuti che crediamo siano sostanziosi in qualche modo e che diano qualcosa. Non voglio parlare di messaggio, per carità, perché è una parola abusata, però diciamo, cerchiamo dei testi intelligenti, dei testi che abbiano sostanza. E questo è un lavoro che può fare magari un piccolo imprenditore indipendente. Che non deve rendere conto, non so, a un consiglio di amministrazione, perché siamo così piccole che Chiaro, i chiaro. consigli di amministrazione qui non se ne vedono. E quindi direi che questo, è il lato positivo, mentre quello negativo che ci porta anche ad avere questo networking è quello della sostenibilità economica, perché, ripeto, fare l'imprenditrici è molto difficile, credo che sia difficile per tutti in questo momento, soprattutto però per qualcuno che vende, non so, saponette piuttosto che un mascara, piuttosto che qualcos'altro, è molto più facile che vendere un libro. Molte volte, ogni tanto io penso che bisognerebbe mettere su Facebook o su uno di questi, diciamo, social il costo della produzione di un libro, perché a volte quando vai, insisto su questo da milanese imbruttita, tutte le volte che vai a una fiera o qualcosa dice, ma quanto costa questo libro? Ma bisogna pensare a tutti i costi che sono nascosti dietro un libro più l'eventuale distributore. Quindi questo è il lato su cui noi tra l'altro vorremmo lavorare, ecco. Chiarissimo, allora non possiamo fare nient'altro adesso che ascoltare ancora un po' di musica e poi tornare ancora qui perché siamo quasi alla fine, arriviamo verso la chiusura, ma voglio prima appunto dare tutti gli appuntamenti del dove, come, quando poter imparare a conoscere ancora meglio il progetto Resistenze. Iramacon, ovunque sarai, alle 8:46 minuti, qui su Cristian Radio, Good Morning Milano, in collegamento con noi Alessandra Barbero, Tiziana Prina e Anna Suni, per raccontarci Resistenze. Anzi, vi chiedo, siamo quasi in chiusura, fateci capire bene, ripetiamolo per chi si è collegato solo in questo momento, dove possiamo trovare le varie Resistenze, quando e come. Allora, abbiamo una pagina Linktree, quindi l'indirizzo è linktree.resistenze.editrici e su questa pagina si trovano gli eventi, la lista delle librerie, comunicati stampa, rassegna stampa e tutto quanto.
e per la prima puntata da settembre a novembre sono rimaste tre occasioni, per okay. cui la settimana entrante siamo alla libreria Tlon a Roma, uh-huh. Giovedì 21, martedì 26 c'è un gruppo di lettura alla libreria Sette Volpi di Bologna, uh-huh. e poi l'ultimissimo evento sarà nel palinsesto di Più Libri Più Liberi, che è il 4 di dicembre alle 2:30, e ci saremo almeno 8 edizioni, le Commari, le Plurali e 7-9 con due moderatrici, e parleremo appunto del progetto, e poi si riparte da marzo 2025. L'evento del 4 dov'è? Scusa che non abbiamo sentito. È nel palinsesto di Più Libri Più Liberi, che si fa alla Nuvola di Fuxas a Roma. Ok, perfetto, una cosa meno tutti sanno bene dove andare. E poi appunto, poi quando sarà il prossimo capitolo, in questo caso chiamiamoli capitoli? Chi è che me lo vuole marzo, dire? Ah, okay. Da marzo 2025 da marzo. Ripartiamo dalla Fiera di Feminism, che si fa sempre a Roma, e facciamo il lancio, e poi si riparte sempre con le librerie, con le varie occasioni. Credo saremo al Salone di Torino, al Book Pride di Milano, insomma. E facciamo anche un appello allora alle librerie magari più piccoline, nei centri più meno blasonati, così, che invece magari hanno voglia di accogliere appunto le resistenze all'interno della loro libreria, giusto? Assolutamente, sì, sì. Qualunque libreria sia interessata ad ospitare il nostro progetto, noi siamo felicissimi di esserci, e come diceva Alessandra, appunto, mandiamo addirittura gratuitamente questo kit promozionale, e ovviamente le librerie poi devono occuparsi di ordinare i libri. Beh, quello, almeno quello, non perché potete fare tutto voi, giustamente, dire, no? Quindi, insomma, è un bel progetto soprattutto per far conoscere quello che è un fenomeno interessante, che è quello appunto delle case editrici dipendenti, qui in questo caso appunto parliamo di case editrici completamente al femminile, che come dicevi però trattano temi davvero davvero trasversali e che insomma possono interessare tutti quanti, quindi molto bello anche il fatto che ci siano, come dicevate, appunto anche delle case editrici che fanno libri per bambini, bambini, ragazzi, ragazze, quindi insomma si va veramente a tutto, solo lo scibile umano è possibile conoscerlo grazie al progetto delle resistenze. Grazie mille allora, grazie mille a Tiziana Prina, edizione Le Assassine, grazie mille Tiziana. Grazie a te Fabio, grazie. Grazie tante anche ad Alessandra Barbero, 8 edizioni, grazie mille Alessandra. A te. E anche appunto ad Anna Suni delle Plurali Editrice, e portate il saluto a tutte e 9 appunto le case editrici che compongono questo bellissimo cocktail che è Resistenze. Grazie mille davvero a tutte e 3. Ciao. Grazie mille ancora, cercate le resistenze in rete, le trovate e potete appunto capire quali sono i prossimi appuntamenti magari più vicini a voi, o le librerie più vicine a voi che hanno appunto questo importantissimo corner. Andiamo con ancora una canzone e poi in chiusura, perché siamo arrivati, sono già le 8:50 e siamo proprio lì ormai. 8:50, Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing by the Thieves, insomma c'è un po' di gente che canta questa canzone, ce l'ascoltiamo e dopo torniamo qui per i saluti finali.